Mi sembrava meglio ieri. Ma cosa? Il pezzo mi sembrava meglio ieri. No, 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 no. A me sembra molto meglio oggi. Non sono uscito di casa, l'ho provato tutto il giorno. Ah, ecco perché la vicina aveva i tappi nelle orecchie. Ma va. Il Teatro Golden ospiterà la commedia scritta e diretta da Angelo Longoni, Uomini senza donne. Sul palco due attori amati dal pubblico femminile, Ludovico Fremont e Valerio Morigi. Il primo conosciuto dal pubblico per i suoi tanti ruoli televisivi e cinematografici, tra cui ricordiamo Walter Massetti dei Cesaroni, mentre Valerio Morigi è tra i protagonisti della serie TV Mediaset L'Onore e il Rispetto. Come è andato il concerto? Bene, benissimo la parte musicale. Poi sono stato campionato da una, abbiamo fatto amicizia. Oh, bene! Uomini senza donne è frutto di una riscrittura del testo originario attualizzata ai giorni nostri, con un occhio rivolto alle trasformazioni sociali avvenute negli ultimi anni. È una commedia amara e divertente, che affronta l'inadeguatezza, la confusione e le incapacità dei trentenni di vivere in modo equilibrato e maturo i sentimenti dell'amore. Si toglie le calze nere di seta e poi immagino tutto il resto. Ma che checa, Eh? Ma che c'entra? Ma questa è diversa! È la storia di due uomini, una strana coppia buffa e malassortita, due scapoli che convivono a causa del precariato e che fanno delle donne il loro principale argomento di conversazione. Uno è estroverso, bello, aitante, salutista, fortunato con le donne, un po' cinico, pratica il pugilato a livello dilettantistico. L'altro è timido, nevrotico, autoironico, autolesionista, trascurato e con una forte tendenza all'alcolismo. Non mi interessa. Sinistra avanti, ginocchio un po' piegato. Meno. Guarda che ti faccio un culo così. Sì. I due convivono temporaneamente nello stesso appartamento, dividendo comicamente una vita mal organizzata, contraddistinta da un continuo e reciproco interrogarsi su tutto ciò che riguarda l'altro sesso. La loro amicizia però è minata da una profonda immaturità e dall'incapacità quasi fisiologica di essere felici e sereni. Esci fuori! Hai fatto male? Cammina. Fai piano. Cammina. Il finale è avvolto da un cinismo disarmante. La paura di essere veramente se stessi e di seguire le loro autentiche emozioni spinge due amici ad uno scontro finale che li rende impotenti e attoniti di fronte alle proprie debolezze e incapaci di reagire alle meschinità della loro vita affettiva. Che pensi? Che pensi? È peggio di raccontarmi qualcosa, peggio di un terzo grado, della che è stato, ma si là, ma che cosa hai fatto, dove sei stato, perché non mi hai chiamata, quando andiamo a vivere insieme, voglio una famiglia, voglio un figlio, ormai ho 30 anni e io le ho detto, senti, io un figlio non lo voglio, ho solo 30 anni. Bravo.